Martedì 4 dicembre 2018, benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Eccoci qui, ultima settimana di programmazione per questo 2018. Lo sapete, chiuderemo questa settimana venerdì con uno speciale Sant'Ambrogio, un'ora e mezza di trasmissione con collegamenti dagli Obei, con collegamenti dal Teatro Dal Verme, dove avremo i vincitori degli Ambrogini d'Oro di quest'anno. Oggi però è invece martedì 4 dicembre, come vi dicevo, e il martedì, qualsiasi mese sia, non cambia, è Consulta Periferie Milano, è Focus Periferie, è Walter Cherubini. Buongiorno Walter. Buongiorno, ben ritrovati, siamo alla 62esima puntata, diremmo un consolidato piuttosto significativo. Abbiamo iniziato nel marzo del 2017 e nel 2017 abbiamo avuto 25 puntate. E quest'anno invece ne totalizziamo 37, ma direi che la cosa più importante sono, al di là del numero delle puntate che comunque è consistente, gli ospiti che sono venuti, ma direi più che ospiti sono compartecipanti a questa iniziativa di attenzione alle periferie, anche di racconto di ciò che fanno le persone, le associazioni nelle periferie. E oggi abbiamo come gradito ospite e partecipante appunto Stefano Festa, che è presidente dell'associazione Solidarte. Buongiorno Stefano, benvenuto a Good Morning Milano, grazie di essere qui con noi. Buongiorno a tutti, grazie per avermi ospitato e sono molto felice e contento di aver scoperto questa, per mia ignoranza, questa realtà, questa Milano All News, che mi piace molto già come nome, ma mi piace anche dove siete, la struttura, e sicuramente penso che vi porterò fortuna ancora di più di quello che già avete. Beh, ne abbiamo bisogno, grazie. Sicuramente siamo ancora piccolini, quindi ci sta che non ci si conosce, ci mancherebbe. Invece Solidarte, un nome che a Milano è un bel po' che si fa sentire, tanto che sei qui presente perché noi stiamo facendo, appunto, in vista del 7 di dicembre, una rassegna di alcuni Ambrogini del passato. Solidarte da Ambrogino d'Oro in che anno? 2008, ok. Ma spieghiamo bene che cos'è Solidarte, quando nasce e cosa voleva fare, cosa vuole fare. Diciamo che Solidarte nasce come l'Arba Fenice, come la Fenice di Venezia, cioè nasce sulle ceneri, sulle ceneri del MAI. MAI era un movimento artistico italiano, che è un progetto che avevo fatto personalmente nel 1989, okay, quando è caduto il muro di Berlino, si vede che mi ha stimolato. Ed è stato un progetto stupendo, solo che il progetto era talmente, non è un complimento perché a me non interessa né incensarmi né nulla, però ha avuto un tale successo perché erano i primi anni che c'erano i computer e queste cose. Allora abbiamo questo nostro, uno dei miei collaboratori era esperto di computer, ha detto lo mettiamo in computer eccetera e vediamo la reazione. In una settimana, all'epoca, io conservo ancora il foglio, abbiamo avuto 27.000 adesioni, quindi ho dovuto fermarmi perché non avevamo una struttura per poter rispondere a tutti. E attenzione, la prima settimana poi ci sarebbe. Allora ci siamo fermati e io ho continuato chiaramente sempre nell'arte, cultura, sociale, ho collaborato un po' con tutti. E poi però nel 2004 ho detto ma perché non unisco tutti questi artisti? Perché poi una cosa importante, anzi colgo l'occasione per ringraziare tutti gli artisti, perché poi sono sempre quelli che corrono quando c'è bisogno di solidarietà, perché è indubbio che in una giornata, una serata, un evento di solidarietà, quando c'è la musica, diciamo che tutto è più morbido, tutto è più gradevole, tutto è... E gli artisti, devo dire che io ne ho molti, non posso fare i nomi, ma cioè, sono tantissimi, però sono sempre presenti e devo dire quelli che sono venuti da me, che sono tanti, sono sempre stati a titolo gratuito, quindi sono venuti proprio per... E noi abbiamo fatto gran belle cose. Questa adesso non so se voi non vorrei anticipare che cosa facciamo. Volevo dire appunto che cosa fate, ma soprattutto una domanda che dopo spesso non si fa. Perché lo fate? Lo facciamo perché io personalmente ho dentro di me questa cosa che mi è nata sin da bambino. Io ho una storia, credo, interessante, perché tieni presente che all'età di 10 anni io frequentavo, grazie al mio maestro che si chiamava Ibrahim Kodra, che veniva dalla corte del re Zogu d'Albania, che era amico di Picasso, di tutti i più grandi personaggi della cultura, specialmente della cultura quella vera, perché io sono cresciuto, tenete presente che io avevo 10 anni circa
e si andava a mangiare a casa, insomma, si andava a casa di Montale, si andava a mangiare con Streller, si andava a mangiare con Dario Fo, con la Borboni piuttosto, e poi con tutto il gotha della pittura, del giornalismo, della scrittura. Quindi sono nato in un ambiente che oggi è impensabile. Cioè proprio io ero bambino, però ho cominciato sin dall'epoca ad assimilare. Spero di aver assimilato qualcosa, perché ho cominciato a capire ora. Ma verrebbe da dire che il problema è quello, perché nel senso adesso avere 10 anni, magari sei la fortuna anche adesso di andare in salotti importanti, no, ma non ci sono più i salotti lì. Non solo non ci sono salotti, non c'è gente all'altezza per poter dialogare. Cioè questa è una cosa incredibile. Io mi ricordo che anni fa vado con un amico assessore al Comune di Milano, mi presenta l'allora assessore, credo fosse alla cultura, parliamo di un progetto, si parlava d'arte chiaramente, e molti forse, anzi colgo l'occasione, ma lo sapranno tutti, il vero padre del cubismo non è Picasso. Tra l'altro adesso mi complimento perché ci sono delle bellissime mostre a Milano, eccetera, ma è Georges Braque, che è stato proprio colui che poi Picasso si è affiancato e hanno sviluppato insieme personalità, beh, non stiamo lì a pensare, comunque è Georges Braque. Questo signore, mentre parlavamo di arte, parlavamo di Picasso, del cubismo, dico certo che deve ringraziare questo Georges Braque. Lui mi guarda e dice: chi scusi? Come chi scusi? Georges Braque. Insomma, non sapeva chi fosse. Ho detto: guardi, mi scusi, ma io non credo di poter stare qui. Mi sono alzato e me ne sono andato. Cioè, un assessore alla cultura del Comune di Milano che non sapeva chi era Georges Braque. Non sapeva anche altre cose, perché dopo ho fatto la prova a tassello come con l'Inguria, con l'Anguria, scusate, e ho capito che non... E devo dire che allora io sono abbastanza fortunato allora da questo, perché appunto non avendo la possibilità di fare pranzi o cene con certe persone, per fortuna Walter mi porta invece degli ospiti che mi danno cultura. Ma guarda, che è più bello trovarsi... Cerco di rubare il più possibile. Guarda, io ti posso dare del tu, no? Ma prego. Allora io oggi ti dico che le cene sono spesso invitato, alcune vado, alcune non vado più, sono andato a tante. Però preferisco veramente un panino al salame, un po' di formaggio insieme alle persone più sane, più vere. Anche perché negli anni 70, che io ho avuto la fortuna di vivere e che sono stati per me gli anni più ricchi proprio culturalmente parlando, sì, è vero che si andava molto anche a casa di artisti a mangiare proprio il pane e salame, piuttosto che, ed era una fucina di idee, una cosa meravigliosa. È stato un periodo, io ho avuto la fortuna veramente... Oggi mi rendo conto, perché all'epoca, 10 anni, cosa vuoi capire? Beh, però diciamo che insomma in Solidarte forse tutto questo c'è. Solidarte, ecco, cioè, allora è nata, scusa, allora la domanda era, perché poi io mi perdo. Come è nata e perché è nata? Insomma, nasce appunto perché io... Perché avevi tutto questo dentro, verrebbe da dire. Non solo, tieni presente che chiaramente io suono, canto, ho fatto teatro, eccetera, eccetera. E chiaramente per me gli artisti e l'arte è un qualcosa che, insomma, che non solo che ho dentro, ma che credo, reputo sia, ricordiamoci, no, che noi ancora oggi, vorrei ricordare a quelli che ascoltano, che noi ancora oggi siamo l'Italia, quella anche nonostante tutto, siamo uno dei il paese che vanta il 60-70% della cultura mondiale, grazie al Rinascimento. E il Rinascimento, noi sappiamo, grazie ai De Medici, ai Gonzaga, eccetera, che è stato creato da tutti gli artisti, tra i più grandi, Leonardo, Raffaello, Tiziano, eccetera. Quindi è stata sempre l'arte e non la pecunia, cioè non i soldi che hanno fatto, quindi le idee, quindi tutto ciò. E quindi l'arte per me è una cosa alla quale bisogna portare un grande rispetto, perché è quella che ancora oggi ci fa brillare nel mondo. Difatti noi viviamo ancora oggi di luce riflessa. Questo Made in Italy che tanto conquista, conquista perché abbiamo alle spalle una grande storia, e l'abbiamo, specialmente culturale. Ecco Walter, abbiamo parlato appunto di Solidarte in quanto Ambrogino d'Oro. Noi stiamo cercando di appunto ripercorrere un po' questo percorso a ritroso negli Ambrogini d'Oro, senza, ricordiamo, entrare nel merito del chi se lo merita o non se lo merita, ma del cosa succede dopo, in realtà. No? Una volta che il Comune riconosce un'eccellenza in Solidarte, sicuramente, faccio sempre la domanda provocatoria, in tutte le scelte che hanno a che fare con Solidarietà d'Arte saranno stati contattati quelli di Solidarte, no Walter, sicuramente? Ma Stefano Festa ci dirà se sono stati contattati o meno. Allora, il tema è esattamente comunque questo, cioè abbiamo il 7 di dicembre con la designazione di altri Ambrogini, teniamo conto che nell'arco di questi... di quest'ultimo decennio ne sono stati riconosciuti circa 500, quindi è un polmone molto importante, noi diciamo, per la nostra città, affinché questa capacità, questo servizio al bene comune che è riconosciuto dalla città, perché queste sono le motivazioni
per cui vengono assegnati gli ambrogini, ecco, possa non solo essere riconosciuto al passato, ma soprattutto utilizzato al futuro. Perché Stefano diceva, noi abbiamo una tradizione e un consolidato artistico-culturale che deriva da secoli, ma il tema è proprio come svilupparlo. Diceva, negli anni 70 c'era un fiorire a Milano, adesso c'è la necessità di un rifiorire. Sicuramente tutta una serie di cose sono state fatte, ma c'è la necessità che la città entri nella logica di chi dimora nella città, non tanto il tema degli eventi, che sono sicuramente importanti, ma poi come questo pullulare di cose, perché a Milano c'è tutto, che uno venga da vicino, da Monza, piuttosto che da lontano, a Milano trova sempre qualcosa di interessante da vedere, da ascoltare, da sentire, però il tema è che questo si diffonde esattamente nei quartieri della città e esattamente nei quartieri della periferia, come diciamo noi, che peraltro sono ricchi di iniziative, ma c'è questo distacco tra diciamo così, la classe dirigente cittadina e poi la vita normale di ogni giorno, e ci deve essere esattamente questa ricomposizione. Questo è il punto fondamentale, per quello che abbiamo invitato in queste puntate un buon numero di ambrogini che testimoniano ogni giorno che fanno qualcosa. Dicevi, Stefano, stavi... No, mentre parlava mi volevo dire che è una vergogna. È una vergogna per come negli anni, non voglio etichettare, non voglio colorare di qualsiasi colore, però le periferie delle quali noi ci occupiamo, io ho l'onore, perché Walter è stupendo, Walter è un personaggio incredibile e ha tirato... Non esageriamo. No, devo dire... Lo diciamo come poco spesso. Devo ringraziare perché io faccio parte, credo da sempre, come fondatore, credo, della Consulta, ed è una cosa stupenda, perché sembra, perché lui riesce a camminare in un negozio di vetri in punta di piedi come un elefante e non spacca mai il bicchiere, e poi ci riprende sempre, stupendo. Comunque volevo dire, è una vergogna che non si sia mai affrontato il problema delle periferie, non capendo che spesso, anzi molto spesso, nelle periferie, come ha detto giustamente Walter, nascono le idee più belle, ci sono i personaggi più interessanti. Prendiamo la storia ci insegna che i grandi personaggi non nascono nelle grandi città, nascono sempre in provincia, e poi dalla provincia vengono, si preparano, entrano in città e la dominano. Guarda Leonardo da Vinci, guarda Dante, guarda cioè, tutti i grandi personaggi nascono sempre in provincia. E qui noi invece le nostre periferie, che potrebbero, innanzitutto per tanti motivi, insomma, e poi perché abbandonarli in questo modo? Cioè, non voglio dire, per carità, io abito in centro, quindi dici, tu cosa c'entri? No, io prima ero qua vicino, era Piazza Ghirlandaio, vabbè, non era proprio... insomma, era questo, comunque credo che questo... Sul confine, dal punto di vista della geografia urbana. Ho sempre amato le periferie, perché trovo che nelle periferie ci sia veramente una grande ricchezza, specialmente volete mettere l'arte. Guarda, io penso, mi viene in mente Ramazzotti non penso che deve essere vicino al Colosseo, diceva, eppure, nato e buono, appunto, proprio per là dove vanno, bravo, vedo che hai carpito, voglio dire, e Ramazzotti è una nostra eccellenza, voglio dire, ma ci sono dei grandi artisti, grandi, ma anche per ballerini, anche per esempio scrittori. Io ho visto delle poesie degli scrittori, questi, mi viene in mente Borghi di periferia. Allora, perché non andare veramente a fare... Noi abbiamo qualche cosa, abbiamo dato come stimolo, però che cosa fa il comune? Zero, niente. Perlomeno a me personalmente, da quando sono nato artisticamente come associazione eccetera, ho fatto, credo di aver fatto veramente tante cose, nulla in confronto a quello che vorrò fare, non mi ha mai contattato, non mi hanno mai... Ecco, il paradosso poi è questo, appunto, nel senso che, va bene, mettiamo anche che non ti contattino mai, non ci sia mai contatto, a un certo punto invece ti contattano, ti dicono, andiamo un pochino d'oro. Quindi riconosco, diciamo, facciamo sorridere chi ci ascolta. Ma dopo poi basta, cioè questo che me lascia. Posso dire come è nato l'ambrogino d'oro? Si può dire, Walter, possiamo dirlo? No. Chiedo a te, Walter. No, ma Walter. Che conosci Stefano Mimì. No, ma Walter è un chirichetto, quindi la sappiamo, lui è... Qualche rubino, se vai. È un chirubino, chirichetto. Io ero qui in Piazza Ghirlandaio e ero con la mia allieva, stavamo dipingendo. A un certo punto
Era nel 2008 c'è stato quel momento dove erano accusati che gli ambrogini li regalavano, davano a questo per quello. E noi eravamo a un certo punto. Peraltro come tutti gli anni. No, come tutti gli anni. Cioè. Allora io stavo dipingendo, ricevo una telefonata, ma è vera questa cosa. Dri, buongiorno. Dice, guardi, la segreteria del sindaco. Allora, siccome mi fanno molti scherzi, no? Dice, volevamo sapere i suoi dati per l'Ambrogino d'Oro. Dico, guardi, la ringrazio, ma non mi interessa, perché ha detto, ma figurati, no, questa mi richiami, cioè, guardi, mi scusi. Questa è la segreteria del sindaco, volevamo sapere i suoi dati per... Dico, ma guardi, io non mi sono neanche candidato. No, no, dice, guardi, lei ha vinto perché quest'anno... Perché il sindaco aveva fatto un proclama alle televisioni che quest'anno verranno veramente premiati coloro che meritano. Allora sono andati veramente a andare a vedere, come dicevo io, nelle periferie del Cile, veramente ha fatto qualche cosa. Benissimo. E hanno trovato questo Stefano Fessi, dice, ah, guarda questo qua, e ha fatto un po' di cose, ma sì, ma allora merita. Difatti, quando io sono andato a ritirarlo, che ero con Beruschi, perché Beruschi è il nostro vice, anzi con l'occasione Enrico che sta facendo, ieri era anche su Striscia, che l'hanno fatto, e per salutarlo, il quale è sempre presente alle nostre manifestazioni e più, e eravamo lì, e quando sono andato a ritirarlo c'è stato dal verme degli applausi incredibili, e io ho detto, ma cazzo, poi ho pensato, ma tutto quello che ha fatto la gente l'ha visto, voglio dire, ecco, e lì hanno premiato, quell'anno hanno cercato veramente di dare il premio a coloro che... Ma poi nonostante questo, quell'altro, eccetera, io non ho mai più... Ma vedi qua, lì non voglio entrare nel merito di chi se lo merita, no, ma se secondo un comune ti meriti... Ma se io perché... Immagino, sarebbe interessante sentirti poi magari l'anno dopo, la settimana dopo... Se me lo hanno dato, il mese dopo... Se me lo hanno dato, se io premio qualcuno perché è il più bravo idraulico del mondo... E lo prendo, e io ho un problema in uno stabile di tubi, che l'acqua, eccetera. Chi chiamo? Non chiamo che Rubini o Festa, e neanche te, Fabio. Chiamo l'idraulico che ho premiato. No, invece di no. Io faccio. E no, perché sennò magari riusciremo a fare qualcosa, no? Invece forse, tutto sommato... Dice, vabbè, comunque. So, questo però comunque è paradosso, Walter, il paradosso di questi premi, che sono appunto sulla carta l'eccellenza della città, ma poi non vengono riconsiderati nel momento in cui... Potrebbe servire anche semplicemente un consiglio, una collaborazione, non necessariamente economica, ma progettuale, no. Ma anche solo facile chiacchiere, cioè, no, dire. Le idee sono... Ma così voglio introdurre avanti. Solamente un piccolo quando riferimento. Lo prendi in mano e dici... pericoloso, ti conosco. No, prendiamo in mano dei libri, ma perché prendiamo in mano dei libri? Premesso che l'editoria, ognuno scrive, si scrive molto e si legge lievemente di meno, no? Questo qui è il nonostante tema. Tu dormi sopra una biblioteca. Dopodiché c'è un recente... diciamo testo, perché come vedete è un compendio abbastanza minimal da un certo punto di vista, il governo della città complessa. Poi magari riprenderemo con qualche considerazione di fine anno, qualche considerazione periferica, introduzione di Alessandro Balducci, che è un professore del Politecnico di Urbanistica, è stato anche assessore all'urbanistica del Comune di Milano abbastanza recentemente, ma direi anche importante l'introduzione di Gianfranco Dioguardi, della Fondazione Dioguardi, che sicuramente sul tema della vita delle città e anche dell'organizzazione della città, delle strutture cittadine e anche amministrative, sta dedicando particolare attenzione. Ma cosa dice Balducci, cosa scrive Balducci nella presentazione di questo libro? L'attrezzatura culturale e tecnica di chi amministra le città è rimasta la stessa, cioè fa riferimento proprio a decenni addietro, con le sue settorialità, con le sue piante organiche, le sue strutture formate da competenze separate. Allora è chiaro che se noi approcciamo con questa modalità, se la struttura amministrativa ha una sedimentazione appunto politico-burocratica di questo genere, che è la separatezza, diventa difficile che un bagaglio abbastanza articolato come sono quelli degli Ambrogini venga preso, no? Perché si va per specificità. Ma per specificità non si costruisce la città, non si costruisce la vita quotidiana. Ecco, questo qui ha un difetto, tra virgolette, culturale e organizzativo,
che noi sopportiamo tuttora. Lo possiamo chiamare banalmente, banalizzando anche un po', burocrazia, premesso che la burocrazia non è una cosa errata, ma l'organizzazione di una città deve essere adeguata al suo sviluppo, sia per quanto riguarda le necessità che ci sono, ma anche le ricchezze che ci sono. Allora abbiamo detto, per questo che è la sottolineatura, ma se abbiamo detto che gli ambrogini sono una ricchezza, no, non abbiamo detto, se il comune dice che gli ambrogini sono una ricchezza, che contribuiscono al bene comune, ma allora perché non li utilizzi? Ecco, questo qui è il punto di domanda, la risposta è bene, bisogna mettere in piedi una semplice modalità organizzativa in maniera tale che si possano ascoltare in maniera non casuale quando c'è un problema particolare, ma in maniera programmata chi tra questi ambrogini ha voglia anche di continuare a dare un apporto che normalmente è gratuito, perché è questa qui la modalità, sia a livello cittadino ma anche a livello di municipi, perché noi quando parliamo di municipi parliamo di realtà con 170.000 abitanti, 140.000 abitanti, quindi non stiamo parlando di cose piccole. Allora, governare situazioni con 140-170.000 abitanti è molto complesso. Il problema è che, appunto, rispetto a questa complessità, come va a finire? Che non si governa. Guarda, mi viene a dire però che quindi ben venga questa operazione che stiamo facendo di, appunto, ritornare a rivedere gli ambrogini e riparlarne e proprio far notare questa discrepanza tra, appunto, la scelta di dire quella un'eccellenza e poi, appunto, non chiamarla nel momento in cui magari c'è da progettare o comunque da rivedere o da pensare. Direi proprio con costanza, infatti, uno si mette in una logica organizzativa, non necessariamente sul progetto singolo ma proprio sull'idea di cultura Milano, forse Solidarte e altre realtà premiate in questi anni sarebbero forse da sentire prima di partire poi con i vari progetti, le varie week, le varie week che durano 2 giorni, poi non si capisce come fare una week a durare solo 48 ore, queste cose qua. So che però nei prossimi giorni c'è un evento molto importante per Solidarte. Allora noi ci occupiamo di bambini, di donne maltrattate, eccetera eccetera, ma nel periodo natalizio ci vogliamo occupare degli anziani soli, cioè di coloro che durante le festività natalizie non hanno nessuno con cui condividere. Allora chiediamo, da 12 anni questo che succede, chiediamo ai custodi sociali, agli assistenti sociali di darci una sorta di lista delle persone che sono sole, poi andiamo, il plurale non è Maiestatis, ma io come associazione Solidarte, Claudia Bucellati come presidente della Fondazione Policlinico, l'associazione Poliziotti Italiani, l'associazione Carabinieri, insomma abbiamo un sacco di associazioni che mi affiancano, anzi con l'occasione per ringraziare, andiamo a prenderli coi pullman, poi li portiamo in una location bellissima che quest'anno da 6-7 anni è la Cascina Bellaria, che è una struttura che trovo meravigliosa, chiaramente bisogna ogni anno fare qualcosa perché è sempre lì, insomma un tassel a Sirisa Milano bisogna sempre metterlo per farle stare tutto dritto, e comunque lì poi mi raggiungono molti amici artisti, alcuni da Colorado, alcuni da Zeli, insomma cabarettisti, musicisti importanti eccetera, tantissimi volontari, anzi dobbiamo limitarli perché ma è talmente bella la giornata. Perché in quel... E quando è questa giornata? Allora, ricordaci. Il giorno è il 20 dicembre. 20 dicembre? Sì. Come si può fare, appunto, per magari venire a dare una mano? Allora come ospite ormai siamo full, nel senso che posso dire che l'anno scorso avevamo su 150 persone, ne sono arrivate altre 50-60 da sole con i bastoni a 80-90 anni, sono arrivati che mi hanno commosso con i bastoni. Quest'anno siete full. Passare per il caffè si può almeno? Allora, se invece qualcuno volesse venire a fare il volontario, sì? Sì, si può, me lo dovete comunicare perché... Dacci le coordinate per contattarti. Le coordinate sono stefanofesta@hotmail.com oppure... Va bene quello. Comunque con quello vi trovate, oppure se andate su Facebook c'è Solidarte No Profit. Ecco, su Facebook appunto possiamo trovare tutto ciò che è poi Solidarte, ma sì, anche che sono tanti tanti altri eventi, anche tante altre manifestazioni. Anche, per esempio, 2-3 anni fa abbiamo organizzato una cosa bellissima che ho nel cuore per un'associazione che ho conosciuto tramite il Cherubini,
vedi che i cherubini fanno un'azione proprio importante, angelica quasi. E ho conosciuto questa associazione che si chiama Giovani e Famiglia, che è presieduta da Romano Ranaldi, che è un caro amico, no? Conosciamo bene il nostro il quale veramente fa una cosa per la città stupenda. E beh, io ho organizzato 5 giorni insieme a tante, ai Laius, alla Porsche, 5 giorni a Vaprio Dadda, la Villa Castelbarco, meravigliosa, dove ho invitato 100 artisti da tutta Italia. E è stato 5 giorni di arte veramente bella, con un'affluenza di persone incredibile, con una grandissima cena di gala dove tu sei riuscito ad intervenire pagando, perché lì sociale si paga tutti, però è stata una serata dove c'era l'eccellenza veramente milanese, insomma, cioè era veramente una bella cena, dei bellissimi personaggi, e tutto è stato fatto proprio per aiutare questa associazione che Giovani Famiglia, dove io sono andato più volte e veramente devo dire, perfetto, ecco, anche lui dovrebbero chiamare, per esempio, per noi, la città di Milano. Noi l'abbiamo chiamato più di una volta. Bravi. Noi l'abbiamo chiamato, voi, no, giusto, voi Walter, siete il Comune di Milano, siete Walter, Walter l'ha chiamato più di una volta, anzi non mi prendo i meriti che sono tutti di Walter. Benissimo, allora Walter, siamo in chiusura ormai, siamo in chiusura di questa puntata e siamo in chiusura anche del nostro... il 2018 insieme, abbiamo fatto le nozze, 2018, abbiamo fatto le nozze, sì, d'argento insieme quest'anno anche, quindi insomma siamo, no, lo vedo un po' contento che siamo lanciati, che siamo... devo dire che sono, l'idea di non dover essere tutti i giorni in onda per almeno un mese non è male, devo dire, dopo tutto un anno passato tutti i giorni in onda, abbiamo fatto 62 puntate in, cioè, appunto, quasi 2 anni ormai, sono bravi però, e insomma 2018, un bilancio per su 2018, sopportarci, dai. 62 puntate sono un bilancio, proprio... un bilancio su queste tre, quando hai detto queste, solo quest'anno abbiamo fatte 30? 37. 37, diciamo così, facciamo una considerazione, sì, fare con una la musica sotto anche, fare considerazione sul tema delle periferie è piuttosto complesso e si rischia di essere anche un po' superficiale alcune volte, perché invece il tema delle periferie va proprio vissuto e anche studiato, per quello facevamo riferimento prima a libri. Consulta Periferie Milano ha promosso per un triennio all'Urban Center di Milano in Galleria Vittorio Emanuele, che, diciamo così, saluto, perché con la fine dell'anno l'Urban Center non sarà più in Galleria Vittorio Emanuele, avrà un'altra collocazione alla Triennale e cambia probabilmente in maniera sostanziale l'approccio, anche l'approccio con la città, perché avere l'Urban Center in galleria vorrebbe dire essere un crocevia, no? Di passaggio, di attenzione. La Triennale è un posto dove uno è più dedicato, ci va perché deve andarci. Quindi questo è uno dei temi. E qui abbiamo avuto modo di promuovere una ventina di incontri, proprio incontrando tutta una serie di docenti universitari, gente che ha scritto libri sulle periferie. Ecco perché è importante studiare e anche studiare quello che gli altri hanno già studiato, hanno approfondito, perché bisogna arricchire il patrimonio di, diciamo pure, competenze periferiche, perché il tema delle periferie è talmente complesso che non si può improvvisare. Infatti, al di là di tutta una serie di iniziative che ci sono e anche di buona volontà, però rimane un tema, quello della inadeguatezza dell'approccio periferico, in particolare da parte della, diciamo così, della pubblica amministrazione intesa nel suo complesso. Possiamo andare dal prefetto alla persona che svolge un servizio, che dal loro punto di vista fanno il loro lavoro, ma dal punto di vista periferico non si è ancora trovato il bandolo della matassa. Quindi sono importanti, dicevo, degli strumenti come questo, il governo della città complessa, perché sono occasioni per riflettere, ciascuno a partire dalla propria esperienza sul campo e per trovare anche delle soluzioni comuni, ma soprattutto delle metodologie. Allora voglio sottolineare solamente 2 o 3 aspetti, che sono: uno, noi quando parliamo di periferie siamo abbastanza abituati a associarlo al tema delle case popolari, al degrado. Allora, sul tema delle case popolari, premesso che Milano ha un patrimonio abitativo di case popolari di 70.000 appartamenti, ed è un dato che, malgrado passi abbastanza sulla stampa, però non è a conoscenza dei milanesi, perché il problema è anche che ciascun milanese, vecchio o nuovo, abbia consapevolezza di quello che è la città,
per quello Bonvisin dalla Riva nel 1288 scrisse Le meraviglie di Milano, perché gli stranieri non conoscono Milano e anche i milanesi dormono, era il 1288, quindi qualche anno addietro. Si vede che siamo un pochettino sempre a questi stadi. Quindi 70.000 appartamenti, di questi 4.000 occupati abusivamente e 7.000 inutilizzati. Allora, questo è uno dei temi, cioè ci sono delle sacche dove che cos'è che si può fare? Si può cambiare radicalmente quello che è l'approccio di abitazione all'interno, cioè nelle case popolari vanno tutte le categorie che hanno difficoltà. E invece si parla sempre di housing sociale, di mix sociale, ecco, noi abbiamo dei polmoni enormi dove si può sicuramente introdurre un mix sociale, questo bisogna sicuramente farlo. L'altro aspetto è qui, sono quello della, se Milano è una città policentrica, anche l'amministrazione deve essere policentrica. Quindi il messaggio chiaro e forte è che i municipi che ci sono non possono rimanere come sono adesso, con una lettera di intenti, punto, sì. E cioè ed come sono stati per i precedenti 50 anni. Gli uffici reclami del Comune di Milano. I consigli di zona. O diventano la restituzione amministrativa sui territori, come era. I territori che avevano già esattamente, parte. Come il comune di Bagi, il comune di Afri, di Niguarda, di Chiaravalle, e qua, Lambrate, ce n'erano una dozzina intorno a Milano. Ecco, questi territori hanno visto scippare, diciamo così, l'amministrazione. Questa amministrazione deve ritornare, se non è così le periferie rimarranno periferie, perché il centro rimane a Palazzo Marino. È una questione proprio di dinamica, sono così tutte le città del mondo. L'ultima cosa, qui chiudo, e che credo che sia la più importante: se l'amministrazione comunale chiede al comune di Milano, cioè se l'amministrazione comunale chiede ai milanesi, dicono di tagliare a questo punto con questo segno, sì, no, prendiamo un'ora fa, ha detto siamo in chiusura, prendiamolo in questa maniera, no? che cos'è che accade? Che si chiede al volontariato, ai cittadini, di promuovere l'iniziativa. Adesso il Comune di Milano sta facendo un altro tipo di operazione, cioè tutti coloro che hanno dei contratti, delle convenzioni per i locali del Comune di Milano, li sta chiamando dicendo: il tuo contratto è giunto a termine. Stiamo parlando di realtà che fanno chi il dopo scuola, chi un teatro in periferia, chi un'iniziativa sociale, chi un'iniziativa culturale, ne abbiamo anche parlato nelle scorse puntate. E quindi che cos'è che accade? Gli dico: senti, devi lasciare questi locali. E ma io sto facendo tutta una serie di iniziative. Non ha importanza, noi adesso lo mettiamo a bando perché dobbiamo recuperare soldi. Ma questo potrebbe anche andare bene se non ci fossero centinaia di posti sfitti, degradati, che sono comunque un costo per la città. Allora, il messaggio chiaro e forte è: tutte le associazioni che hanno una convenzione, una locazione con il Comune di Milano, gli deve essere rinnovata. Si hanno naturalmente mantenuto i loro impegni, no? Perché oltretutto pagano. Ci sono realtà che pagano per fare il dopo scuola, cioè quello che dice la collettività, ma che bello fa. E sono magari gli Ambrogini. Ambrogini che per fare il dopo scuola nelle case popolari devono pagare il Comune di Milano piuttosto che l'ALE o MM. Allora, questo sistema qui non funziona. Ed è una delle questioni qualificanti per la città di Milano. Lo diciamo ad alta voce ormai da più di 60 puntate, lo diciamo anche, lo dice la Consulta Periferie nei suoi vari incontri nella cittadinanza, lo dice a Scuola di Periferie, che adesso è ferma per la pausa invernale, diciamo, ma poi riparte a gennaio, già, sì, quindi ferma per la pausa natalizia. La pausa natalizia, poi da gennaio dopo, si riparte, dopo 24 dopo puntate, 24 che quindi 24 lezioni, meglio, dove infatti abbiamo avuto modo di imparare perfetto, tutti. Perfetto, va bene. Allora, io ringrazio tantissimo Stefano, grazie mille Stefano, grazie a voi, seguiremo tutte le varie attività di Solidarte. Vi aspetto al 20. Ricordiamo la pagina Facebook Solidarte. Solidarte no profit. Solidarte no profit, ok, la pagina Facebook dove potete trovare tutte le indicazioni, tutti gli eventi, manifestazioni che si fanno. Ricordiamo il 20, appunto, questo importante evento alla Cascina Bellaria. E quindi insomma tante iniziative che fate, grazie mille. Che è la sede dell'ATLA. Sì, conosciamo, che sono venuti qua il nostro comune amico. Perché Ambrogini. Perché anche loro Ambrogini. In questo incontro di Ambrogini, noi vi ringraziamo tantissimo, grazie Walter, quindi, e buone feste. Allora, buon Sant'Ambrogio a tutti. Altrettanto a voi. Ci vediamo quindi. E buon panettone. Ci rivediamo quindi a gennaio.
gennaio, Walter, con sicuramente volentieri ancora tante tante realtà da raccontare e tanto da spingere, perché appunto uno dei temi, ad esempio con i municipi, si cerchi finalmente di portare avanti in maniera seria e costruttiva. Grazie mille Walter, grazie mille Stefano, grazie a voi. Buona giornata a voi e buona giornata a tutti voi che ci avete seguito, grazie mille, noi ci rivediamo domani, fino a venerdì siamo ancora qua, domani è doppia puntata di Good Morning Milano e poi ci vediamo venerdì con uno speciale Sant'Ambrogio. Grazie mille, arrivederci e a presto.